È ormai più che ufficiale, direi, il ring general della WWE, Gunther, ha superato il record di Honky Tonk Man, wrestler di Memphis dei tempi passati della WWE, come campione intercontinentale. Honky Tonk Man, infatti, regnò dal 1987 al 1988 per ben 454 giorni. Gunther ha decisamente superato quel record, dato che comunque sia andare oltre il numero di giorni, comunque sia continua ad accumulare anche difese titolate, tempo comunque sia anche di regno come appunto campione intercontinentale della WWE. Ma cosa ha fatto Gunther in un anno e più di regno titolato come appunto campione intercontinentale? Beh, di questo ne parleremo oggi, quindi benvenuti o bentornati su Wrestling Unico Amore. Voi, come sempre, il vostro Draco per condurvi in una nuova narrazione, ma desideroso anche di sapere le vostre opinioni. Quindi mi raccomando, come per tutti gli altri nostri contenuti, se vi piace comunque la nostra attività, diciamo, non polarizzata su un singolo settore del wrestling, ma quanto più possibile a 360 gradi, beh, allora innanzitutto un like di incoraggiamento per questo, come per gli altri contenuti, è una piccola e gratuita azione che però ci può dare una grande mano, ma anche i vostri commenti sono fondamentali. Lo potete fare già qui sotto nell'apposita sezione commenti di YouTube. Sono delle piccole cose anche qui con cui possiamo iniziare un dialogo, magari poi proseguirlo anche nel nostro gruppo Telegram, dal quale potete accedere tramite i link che trovate in descrizione, ma anche sulle nostre pagine social. Quindi mi raccomando, appunto, io sono qui per un po' raccontarvi quello che accade, anche ovviamente per darvi le mie opinioni, perché altrimenti sarebbe comunque sia un contenuto abbastanza blando se non, diciamo, in qualche modo non ci fosse anche un parere argomentativo su quello che accade. Ma poi la palla sta a voi anche dirci le vostre opinioni, quello che pensate, quello che in qualche modo vivete guardando il pro wrestling. Detto questo, Gunther, austriaco, cresciuto nelle Indie, è arrivato in WWE nella sezione di NXT UK, è stato già campione di NXT UK per, non lo so, ho perso il conto a 500 giorni di regno. Poi davvero vi assicuro, non mi ricordo per quanti giorni è stato campione di NXT UK, un numero enorme di giorni. E una volta arrivato nel main roster, in qualche modo c'era la paura, la sensazione che comunque la WWE, così come con altri wrestler cresciuti nelle Indie e poi passati tramite gli NXT, potesse adagiarsi un po' sugli allori con Gunther. Invece, alla fine, sostanzialmente, il generale del ring ci ha messo relativamente poco comunque per mostrare il suo valore, nonostante venisse anche da una sconfitta titolata contro Bron Breakker per il titolo di NXT, una cosa che ancora mi brucia in un certo senso, però lasciam perdere perché è un'altra di quelle cose che comunque dimostra quanto alla fine nel wrestling vittorie e sconfitte sono abbastanza fini a se stesse. Sì, sono importanti in parte, no? Per andare avanti, comunque per continuare a crescere, a fare esperienza, però alla fine una volta raggiunto un certo livello, parliamo di livello alto, comunque sia, sono abbastanza relative. Infatti Gunther arriva nel main roster e il 10 giugno del 2022 dà inizio a quello che è un dominio che va avanti ancora oggi incontrastato. Infatti a SmackDown affronta Ricochet, all'epoca campione intercontinentale, e sostanzialmente in poco più di 5 minuti demolisce il suo avversario, conquistando quindi il suo primo titolo nel main roster. Ora è già una prima tappa comunque sia di quello che è il percorso di Gunther per farsi conoscere da quello che è tutto comunque il pubblico di massa della WWE, che si distingue comunque sia fra coloro che guardano il main roster e quelli magari un po' più affezionati in generale al prodotto, che seguono anche NXT. E SmackDown comunque sia, a mio avviso, è un ottimo punto di partenza per Gunther, dato che lo show blu, andando su Fox, che ha una distribuzione diversa da
Raw riesce ad essere accessibile a un numero più grande di persone, tant'è che comunque l'apparizione di The Rock, si pensa One Night Only comunque sia, in questo suo ritorno in WWE, è stata SmackDown, non a Raw. E infatti Gunther appunto inizia il suo percorso a SmackDown, batte Ricochet e da qui inizia appunto la sua strada come campione intercontinentale. E andiamo a vedere proprio con dati alla mano quali sono state le vittorie di Gunther come campione, che sono state anche diverse e alcune molto anche più piccanti di altre. Infatti, se magari in qualche modo comunque per alcune circostanze, diciamo, si è fatta una costruzione un po' più a puntino per quelli che dovevano essere i match per la cintura intercontinentale, alcune volte, purtroppo, a mio avviso, si è pensato semplicemente a creare l'abbinamento per l'evento X, comunque per la circostanza, insomma, in questione, che fosse un pay-per-view o che fosse una puntata settimanale. Comunque sia, fra i primi avversari, comunque, di Gunther per la cintura intercontinentale, troviamo comunque Ricochet, che in quanto ex campione vuole cercare comunque di riconquistare la cintura e ci prova più volte, ma dopo di lui tocca a Shinsuke Nakamura, un Nakamura che a SmackDown navigava un po' nel fumoso. Adesso quest'anno a Raw sta trovando una miglior collocazione con il feud con Seth Rollins, certo bisogna vedere dopo questo feud cosa ne viene, però intanto Nakamura lo scorso anno prova a conquistare la cintura intercontinentale, non ci riesce, e anche lui è un tassello per costruire il generale del ring. Infatti, nei suoi primi match del main roster, Gunther, diciamo, lascia poco spazio ai suoi avversari. L'esplosività, la sua potenza è quello che in qualche modo domina soprattutto le varie fasi del match. È a partire dal feud con Sheamus che iniziamo a vedere però un generale che può essere anche messo in difficoltà. Il guerriero celtico, infatti, appoggiato anche dai suoi compagni, dai Brawling Brutes, rivaleggia con Gunther, per il lapsus, io sono legato comunque sia al vecchio nome del generale, però appunto Sheamus rivaleggia con lui nell'estate del 2022. Ci sono anche comunque diversi match di coppia fra le due fazioni, no? L'Imperium e i Brawling Brutes, e poi la resa dei conti iniziale a Clash at the Castle, l'evento speciale, il pay-per-view speciale fatto dalla WWE in Europa. Una resa dei conti che in qualche modo, secondo me, è uno dei capitoli più belli comunque del regno di Gunther. Non è il match più lungo, però è davvero uno dei più combattuti e incerti, perché comunque sì che il generale regnava già da un paio di mesi, però comunque Sheamus davvero in quella storyline stava tirando fuori il meglio sostanzialmente di quanto mostrato in questi ultimi anni in WWE, quindi c'erano anche delle possibilità favorevoli per lui. Passa Clash at the Castle, arriva un'altra puntata di SmackDown dove Sheamus vuole un rematch e neanche in quel rematch comunque riesce a trionfare, e poi inizia, secondo me, una parte un po' discutibile comunque del regno del generale del ring. Infatti Sheamus aveva ottenuto la sua title shot, e da lì poi l'inizio di tutta la storia con Gunther, trionfando in un Fatal 5-Way match a SmackDown che metteva appunto in palio l'opportunità titolata. Beh, tutti gli altri che non hanno trionfato in quel Fatal 5 sostanzialmente mettono un po' in assedio il generale del ring: Rey Mysterio, Braun Strowman, Madcap Moss, insomma tutta una serie di avversari che in qualche modo comunque hanno poca chance di avere effettivamente, a mio avviso, comunque un'effettiva possibilità concreta di buttare giù l'austriaco, se non fosse che fra tutti quegli avversari ne emerge uno che effettivamente un po' la pulce nell'orecchio su un cambio di titolo la mette, e all'atto pratico effettivamente ci va molto vicino, ovvero Ricochet al terzo scontro con Gunther fa quello che sostanzialmente non è riuscito a fare nei precedenti match, ovvero riuscire a leggere le azioni del generale del ring, riuscire anche a portare effettivamente il suo stile all'interno del match. E se le altre volte comunque è durato
sotto i 10 minuti, questa volta comunque sia in un match di più di 20 minuti, comunque Ricochet riesce ad andare a un passo dalla vittoria titolata, che però purtroppo ancora una volta per lui non arriva, e quindi il regno prosegue e arriviamo ad un Gunther che sostanzialmente alla fine del 2022 ha ben pochi rivali, al che si inizia comunque a preparare quella che è la strada che porta a WrestleMania, una WrestleMania che comunque in qualche modo per via della sua importanza preclude altre sfide titolate al generale del ring, che comunque però nella Road to WrestleMania fa davvero una grandissima performance alla Royal Rumble, venendo eliminato per ultimo da Cody Rhodes, rientrante con il numero 30, ma trovandosi anche nel mentre comunque faccia a faccia anche con Brock Lesnar, un Brock Lesnar con il quale Gunther è da anni che dice che si vuole scontrare, e personalmente spero che la cosa prima o poi avvenga, per davvero sarebbe secondo me un confronto molto interessante, dita incrociate magari senza titoli di mezzo. Ma superando questa cosa, superando anche la Royal Rumble, dove Gunther inizia a mettersi in una luce però anche diversa, inizia a essere anche un po' beniamino del pubblico che fino a quel momento aveva visto solamente una persona comunque dagli atteggiamenti molto militari, molto camerateschi, cercare di riportare rigore, rispetto comunque per quello che è il pro wrestling, iniziano però dalla Royal Rumble a vedere effettivamente anche il combattente Gunther, la passione comunque sia che ci mette nel fare il suo lavoro, e c'è un piccolissimo, diciamo, inizio di consenso in più positivo nei confronti del generale del ring. Il tutto aumenta sempre di più con la creazione del match di WrestleMania. Infatti il generale del ring si trova contro due avversari veramente molto temibili, Drew McIntyre e Sheamus, i quali sono tutti e due nel match di WrestleMania perché l'Imperium ha interferito nel testa a testa di spareggio che avrebbe decretato poi effettivamente l'avversario di Gunther a WrestleMania. C'è un po', diciamo, un escamotage che viene utilizzato troppe volte, secondo me, a mio avviso, specie nelle federazioni che hanno un prodotto televisivo, di fare che il campione interferisce nel match fra i due possibili sfidanti e quindi da lì poi si crea il three-way match. Un escamotage visto e rivisto, che però comunque si apporta a un bel confronto a WrestleMania. Sono 15 minuti di azione forsennata, forse anche di più, non ricordo bene, però sul quarto d'ora ci andiamo sicuramente, dove Gunther mostra come anche contro due colossi pericolosi come Drew McIntyre e Sheamus comunque sia può tenere banco e alla fine comunque sia imporre il suo dominio, la sua authority, diciamo, all'interno del match e rimanere comunque, confermarsi campione. Forse magari in alcune fasi del match è stato un po' messo in ombra comunque dal fatto che Drew e Sheamus alla fine si stavano scontrando già da diverse settimane, quindi hanno creato uno showdown testa a testa anche fra loro due durante il match, con Gunther che per un po' è rimasto fuori. Però alla fine il generale qui ragiona anche di astuzia e quindi riesce comunque a rimanere campione anche a WrestleMania nella seconda serata, un evento anche importante perché anche nel contesto più grande possibile della WWE Gunther si mostra valido appunto come campione. E da qui purtroppo poi riparte un'altra fase del regno un po' altalenante del generale del ring. Infatti dopo WrestleMania c'è il passaggio nello show rosso della federazione, dove però purtroppo il tema comunque principale dopo WrestleMania è l'assegnazione del neonato titolo mondiale, così come c'è anche comunque una situazione di storyline sempre molto curata, sempre molto messa in primo piano per quanto riguarda il Judgment Day. Quindi purtroppo per Gunther ci sono ancora una serie di match che vengono decretati e ideati un po', come dire, con poca cura dei dettagli, quello con Xavier Woods, ma anche il match con Mustafa Ali che si svolge in uno degli eventi annuali della WWE in Arabia, un match che comunque sia
non è molto scoppiettante, diciamo, è forse quello più prevedibile comunque del regno del generale del ring, a cui segue, poi tra l'altro mi sono dimenticato di metterlo nel banner, bravo me, complimenti, però appunto segue anche un match contro Matt Riddle, che anche lui dura pochissimo contro il generale a Money in the Bank, un'occasione molto, secondo me, sprecata dalla WWE per creare un bel confronto, per rispolverare un po' la rivalità che c'è stata in Europa fra i due, fra WXW e Progress, però appunto confronto breve, 7 minuti a Money in the Bank e via poi verso altre battaglie che si chiamano Drew McIntyre per quanto riguarda SummerSlam 2023, ma poi per questo autunno Chad Gable, anche lui comunque è a Raw da molto tempo, cerca in qualche modo nel corso del 2022 di vincere i titoli di coppia insieme a Otis, non riesce, quindi quest'anno, dopo che Otis è rimasto irretito da Maxine, Chad Gable sta provando a fare qualcosa di più in singolo, pur mantenendo comunque l'alleanza con il suo corpulento amico. Purtroppo non gli riesce comunque nel detronizzare il generale del ring, nonostante Chad Gable sia la causa della prima sconfitta di Gunther nel main roster in singolo. Infatti a Monday Night Raw nell'episodio 1578 Chad Gable vince su Gunther, ma per count out, quindi comunque sia Gunther riesce a difendere il titolo e si arriva poi al match effettivo che porta l'austriaco a superare il regno di Honky Tonk Man, ovvero nell'episodio 1580 Gunther batte Chad Gable in un match anche secondo me molto bello per essere comunque un match televisivo per la televisione, un match bello e che in qualche modo porta Gunther nella storia, nei libri di storia. Peccato appunto l'aver creato una storyline magari un po' così di transizione per cementificare comunque questo regno di Gunther nei libri dannata della WWE, però comunque sia, per quanto riguarda la competizione in ring, secondo me con Gunther nel main roster abbiamo avuto davvero tanti momenti molto interessanti. Appunto alcuni match magari sono stati un po' fini a se stessi, un po' per la circostanza, per riempire un po' la card, quello assolutamente, Mustafa Ali, Xavier Woods, anche Matt Riddle, Money in the Bank, però comunque sì, abbiamo avuto davvero tanti altri bei confronti. E sì, magari Ricochet più volte non sarà riuscito a conquistare il titolo, però è anche il fautore del match più lungo al momento, poi vedremo in futuro, del regno del generale del ring. Infatti nell'episodio 1217 di SmackDown i due si sono scontrati per appunto ben 21 minuti con Ricochet che, come già detto prima, appunto qui è riuscito effettivamente a mostrare un po' di più il suo valore contro un atleta come il generale del ring, con il quale gli capita più raramente comunque di scontrarsi, anche in una WWE dove comunque sia i big men continuano ad essere tenuti comunque ancora in grande considerazione. Sempre Ricochet è uno dei protagonisti del match più corto del regno del generale, appunto il rematch fra loro due dopo la vittoria di Gunther che si svolge nell'episodio 1192 di SmackDown, dura davvero pochissimi minuti. Un Gunther che è proprio in modalità macchina da guerra, fresco di vittoria del titolo, gasato a mille, annienta totalmente il one and only. Un Gunther che però, ecco, nonostante la caratterizzazione heel dell'Imperium, quantomeno comunque soprattutto nel 2022, Gunther si può definire anche un fighting champion. Infatti comunque la distanza maggiore fra due difese titolate del generale è di soli 46 giorni e si colloca nella Road to WrestleMania di quest'anno, quindi comunque c'era una causa di giustificazione comunque per la mancanza di difese titolate in quel periodo. Cioè WrestleMania in arrivo, ha ben poco senso fare come si sta facendo adesso per esempio per Dominic Mysterio, no? Andare a creare comunque delle difese titolate X per creare più incertezza in vista dell'evento poi Y. Secondo me
non è la migliore delle strategie, è meglio sospendere le difese e poi concentrare tutta l'attenzione nel contesto veramente importante, una cosa che appunto la WWE ha fatto all'inizio di quest'anno. Poi negli altri mesi abbiamo avuto un Gunther sempre molto combattivo, almeno una difesa al mese, oppure nel caso per esempio del periodo dopo WrestleMania, quindi il periodo di aprile successivo all'evento, ma così come anche l'anno scorso nel periodo estivo ci sono state anche ben due difese nello stesso mese. Quindi comunque stiamo assistendo anche ad un regno di un fighting champion, nonostante appunto non sia il babyface più appunto riconoscibile, più effettivo sulla piazza, e comunque sia qualcosa davvero di diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni nella costruzione comunque di un performer proveniente dal territorio di sviluppo di NXT e in generale comunque sia dal mondo indipendente del pro wrestling. Tante cose che comunque sia sono ancora da migliorare, compresa anche la gestione delle storyline del generale del ring, che a volte magari manda avanti i suoi soldati semplici, diciamo, in un certo senso Ludwig Kaiser, così come Giovanni Vinci, che rimediano delle sconfitte, indeboliscono gli avversari del generale del ring per poi in qualche modo servirli al loro leader su un piatto d'argento. È una cosa che un po' si è vista in diversi feud anche brevi che ha avuto Gunther come campione intercontinentale. Spero che già magari, non dico da questo feud con Tommaso Ciampa, che già è partito comunque su questo canovaccio con Ciampa che ha battuto Giovanni Vinci, però se dovesse ancora andare avanti ulteriormente il regno di Gunther, spero che si crei una storyline dove l'incertezza sia data da un confronto proprio effettivo con il generale del ring e non con appunto i suoi soldati al fianco. Ma questo è tutto pane per il futuro. Ovviamente, come detto all'inizio, sono importanti le vostre opinioni e i vostri commenti, li potete fare qui sotto, e noi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui su